Rispetto invece alla musica online, tu conoscerai senz'altro iTunes, sai che ormai c'è una generazione di giovani che non compra più i CD ma si collega a internet, scarica i brani in MP3, se li ascolta sull'iPod, sui lettori MP3. Come pensi evolverà il mercato della musica? Secondo te c'è chi dice che la musica deve essere gratuita e che magari invece le performance si possono pagare, i concerti si possono pagare, ma l'ascolto dei brani dovrebbe essere gratuito. Ci sono stati anche artisti come i Radiohead ultimamente che hanno lasciato una finestra di tempo di una settimana e i loro brani scaricabili gratuitamente. Tu che cosa ne pensi? Però poi dopo hanno guadagnato. Hanno guadagnato con le donazioni, in quel caso lo ricordo per chi non aveva seguito, hanno lasciato liberamente scaricabile i loro brani su internet, sul loro sito, in cambio di una donazione, e credo abbiano ricevuto circa 5 euro di media di ricavi da ogni album da chi ha pagato. Poi il brano successivamente è stato reso disponibile a pagamento sulle piattaforme digitali, è stato pubblicato poi anche grazie a un accordo con la casa discografica su CD e ha anche venduto molto, quindi la fascia in qualche modo gratuita non ha penalizzato in quel caso la distribuzione del disco e anche i ricavi per la band. Tu pensi che queste iniziative promozionali siano destinate a crescere? Ma se è tutto sotto controllo è giusto. Però non mi sembra giusto che la musica non debba essere pagata e tutte le altre cose sì, capisci? Giusto è giusto, ma gratis, non penso. Allora anche la benzina, anche la luce, anche tutte le cose, cioè è comunque un lavoro, no? Certo. Alla fine. È un lungo anche lavoro. Se per me è una passione, però penso che sia giusto pagare il giusto, è un problema che io sollevo già da tantissimi anni, che internet dovrebbe essere un'arma a doppio taglio. Io non dico che non è giusto, ma non è giusto neanche dare gratis la musica, è giusto che la gente paghi qualsiasi cosa, ma giustamente. Anche perché c'è un lavoro... Ho detto giusto qualche volta? No, anche perché c'è un lavoro lunghissimo dietro nel fare un disco, anche di anni a volte. Tu comunque hai fatto dei capolavori, vabbè, arrivi sempre in testa a tutte le classifiche, ma non è un lavoro semplice, non è che dai per scontato tutte le volte di riuscire a vendere così tanto, comunque arrivare sempre in cima. Io penso che ogni lavoro ha la sua fatica. C'è chi fa più fatica fisica, chi ce la fa più mentale. La musica fa parte della vita della gente, per cui è giusto che viene pagata giustamente. Sto giusto, mi piace che sto giusto, perché è giusto, capito? Eros, noi siamo in una casa a impatto ecologico zero, cioè impatto zero, praticamente questa casa è talmente tecnologica che non sporca, anzi fa bene all'ambiente. Con l'eco naturale. Scusa? C'è l'eco naturale. Sì, ecco, praticamente sì, c'è l'eco naturale. Naturale nel senso che abbiamo una produzione di energia assolutamente senza emissioni, abbiamo dei pannelli solari, e un sistema di accumulazione ad idrogeno, per cui questa casa è indipendente dal punto di vista energetico, quindi non facciamo uso né di gas, né di metano, né di petrolio, né di altri combustibili non rinnovabili, e abbiamo anche la possibilità poi di rimettere in circolo nella rete elettrica l'energia che non consumiamo ma che produciamo col sole. Beh, è una grande cosa. Speriamo che questo sia il futuro, infatti stiamo cercando di sensibilizzare anche nel non aver paura delle tecnologie. No, il problema è riuscire a mettere insieme tutte le terze, quella è la cosa difficile. Riportare un po' l'umanità ad un livello inferiore sotto certi aspetti sarà molto difficile, molto. È vero. Però è giusto che ci proviamo, è giusto che sensibilizziamo, ecco. Va bene, Eros, grazie mille, davvero. Cioè... Grazie per questo collegamento. Prego, un abbraccio a voi, buon lavoro e buona vita, come diceva una mia canzone. In bocca al lupo per i tuoi prossimi lavori.
Grazie anche a voi. Ciao, grazie. Un bacio, ciao.